l'isola dei famosi, malore shock dopo la diretta, ecco chi ha abbandonato. Ultimissime dall'isola dei famosi 2018, malore per un concorrente dopo la diretta di martedì. I colpi di scena all'isola dei famosi 2018 sono ormai all'ordine del giorno e dopo la diretta della quinta puntata di martedì sera con Alessia Marcuzzi c'è stato un altro concorrente di questa 13ª edizione costretto ad abbandonare il cast del reality show. Come ben saprete non si tratta del primo caso di quest'anno, visto che nelle settimane precedenti ci sono stati già altri concorrenti VIP, che hanno dovuto abbandonare il cast dell'isola, tra cui Francesco Monte per la bufera sullo scandalo droga, che lo ha visto coinvolto. Malore dopo la diretta dell'isola dei famosi, ecco cosa è successo. Cosa è successo dopo la diretta dell'isola dei famosi, e chi è il concorrente, che ha accusato questo malore shock? Le gossip news, che arrivano dal Dai Team trasmesso ieri su Canale 5 e su Mediaset Extra rivelano che la cantante Bianca Azzei si è sentita poco bene dopo la fine della diretta della quinta puntata dell'isola al punto da far preoccupare non poco i suoi compagni di avventura. Bianca, infatti, non riusciva più ad alzarsi dalla capanna dove ha trovato riparo dopo il malore e di fronte a questa situazione i suoi compagni d'avventura, che da questa settimana vivono insieme nella stessa isola, hanno subito avvertito la produzione del reality show, la quale è intervenuta con il medico, che si trova lì in Honduras. Dopo un primo controllo veloce sul posto, ecco che il medico in accordo con la produzione del reality show di Canale 5 ha scelto di portare via Bianca Azzei dall'isola per sottoporla a degli accertamenti medici più completi e quindi la cantante al momento è stata costretta ad abbandonare il cast del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Anche Giucas Casella costretto a lasciare l'isola. Come vi dicevamo siamo di fronte all'ennesimo addio di questa 13ª stagione dell'isola, che mai come quest'anno è stata caratterizzata da addi continui da parte dei naufraghi protagonisti. Proprio nel corso della quinta puntata in diretta di martedì abbiamo visto che anche Giucas Casella è stato costretto momentaneamente ad abbandonare il cast della trasmissione di Canale 5. Alessia Marcuzzi, infatti, ha rivelato che Giucas doveva abbandonare la trasmissione per sottoporsi anche lui a degli accertamenti medici specifici che non gli avrebbero permesso di proseguire il suo percorso in Honduras, anche se alla fine Casella ha chiesto e ottenuto di poter fare i controlli in Honduras in modo tale che se non ci fossero state complicanze avrebbe potuto proseguire il percorso fino alla fine Isola dei Famosi. 2018.